affettoso. C'è, parte il suo traversone, c'è il colpo di testa, la gran parata di Vanzato e poi il gol del Milan con Mastalli, pallone che ci è sembrato anche deviato proprio all'ultimo momento da Iaffa. È qui una piccola disattenzione della difesa del Padova, infatti vedete che Ndao va a reclamare presso l'arbitro, perché anche a nostro avviso sulla conclusione di Mastalli Iaffa devia si supera Sassi e devia il pallone. Al sedicesimo raddoppia il Milan con Mastalli in pallonetto, supera il portiere modenese e porta sul 2-0 la propria squadra. Andiamo a rivedere la parte finale dell'azione con il numero 8 Rossonero che con un delizioso pallonetto trova la via del gol. Si sono Ronchi, l'appoggio al centro, pericolo e alla fine fa gol Mastalli, doppietta di Mastalli. Vanno, eccoli lì, vanno tutti a festeggiare sotto la gradinata con il loro allenatore Pippo Inzaghi, inquadrato dal nostro Marco Franza, tutto il gruppo milanista. Peccato comunque per questo gol di Mastalli, che quindi realizza una doppietta in questo incontro 2-1, ma c'è tutto il tempo per recuperare perché mancano 11 minuti alla fine.